Veniamo al suo rapporto col fascismo, perché è inevitabile, anche perché quest'anno centenario, diciamo, di Mario, molti hanno insistito su questa sostanziale identità tra marini, non tanto dal futurismo, ma anche dal futurismo, tanto tra marinetti e i fascisti. Ma lui un precursore, uno si adeguò all'onda, diciamo, in qualche maniera condivideva almeno in parte, per altri versi no. No, qual è stato il suo rapporto col fascismo, col regime? Allora cominciamo. Perché ho scritto questo libro e poi perché voi l'avete premiato? Se avessi scritto un libro solo quando c'è qualcosa di nuovo da dire, se no chi te lo fa fare, la roba della fatica, scrivere un libro tremenda, poi scrivere un libro di storia, è sicuro, è il lavoro più solitario e triste del mondo, perché sei solo, uno storico parla con nessuno, e lei parla con i morti, è lì tutto il giorno, sui documenti d'archivio, sui libri, a cercare di dialogare con un personaggio che non c'è più. Allora, bisognava dire qualcosa di nuovo su Marinetti. Dire qualcosa di nuovo su Marinetti significa semplicemente dire la verità, spiegare cosa è successo, perché Marinetti è stato bollato perché è stato fascista. Se voi pensate che lui ha creato dal nulla il più grande movimento culturale italiano del Novecento, il più originale, il primo movimento culturale italiano importante dal Rinascimento, cioè da 4 secoli, non sono mica pochi 4 secoli, tutti gli ismi sono andati altrove, l'illuminismo, l'industrialismo, il romanticismo, il comunismo, tutti. L'Italia dei geni isolati, a Verdi, in giù, e nient'altro. Marinetti ma ha fatto... Ma tu dici che ce la dobbiamo prendere per questo? No, il fatto è che Marinetti, nonostante questa sua grandezza, per cui tutto il mondo ce l'invidia, in Italia lo si vuole seppellire, mettere sotto il tappeto, perché è stato un fascista. È stato fascista, l'ha fatto il nostro futurismo. In Italia noi non possediamo grandi opere futuriste, i grandi Boccioni, i grandi Balla, i grandi De Pero, i grandi Carrà, sono quasi tutti a New York, a Parigi, in tutti i musei del mondo. Perché? Perché loro non avevano i problemi, i rapporti futurismo, fascismo, sono arrivati qua negli anni 50, si sono comprati per 2 lire. Noi, beh, che schifo, mettere la regretta della fascista, non li vogliamo, e abbiamo ignorato il futurismo per decenni. Abbiamo dovuto aspettare il centenario per riscoprire questa grande, grandissima creazione italiana, veramente, veramente italiana. Allora, Marinetti e il fascismo. Marinetti non era fascista prima di tutto, ma con questo mica lo voglio giustificare. Marinetti era prima di tutto futurista e visse una contingenza storica di accostamento con il fascismo. Attenzione, lui fu fra i fondatori del movimento fascista, di farsi combattimento. Il 19 marzo del 23, no, il 23 marzo del 19, lui era in piazza San Sepolcro con Mussolini e altri 100 a fondare il farsi combattimento. Solo che portò 3 idee nel manifesto di fondazione. Uno, lo svaticamento d'Italia. 2, l'abolizione della monarchia. 3, la lotta alla borghesia che si era arricchita. Ne fosse riuscita una. Non riuscì perché? Perché Mussolini all'inizio era d'accordo per il socialista, poi da uomo in cui vero scopo finale era conquistare il potere politico, capì che era un suicidio andare in 4 casi contro il Papa, contro il re, contro i ricchi, non avrebbe fatto molto.
si alleò con la CIA, si alleò con la Chiesa, si alleò con la Polizia, e Marinetti a quel punto se ne andò. A fine del 20 lui lascia il fascismo e quando ci torna nel momento peggiore, subito dopo il delitto Matteotti, quando tutti gli altri ce ne vanno, per un senso di dovere patriottico. E qui torniamo a una domanda elevata, lettera in atto da Alessandro d'Egitto, questo che mi spiega molto. Io non mi dimentico le sue domande, così tu non dimentichi e ti devo una risposta. Marinetti aveva, lui era un uomo del nostro secolo, del XXI, il nostro contemporaneo, anzi lui ci ha detto delle cose che devono ancora succedere, attenzione, che probabilmente succederanno. Aveva due cose dell'Ottocento, una era la faccia, questa faccia così italiana, così borghese, così ottocentesca, così qualsiasi, bella, ma una faccia che lui non avrebbe voluto avere. Infatti cercava di camuffarla con i baffetti in su, gli occhietti spiritati, vestiti. E poi l'ottocentesco aveva l'amore della patria, che era proprio tipico di quell'epoca. Avete presente gli amici? Il bambino che si fa spalare, sta sul cipresso per stare degli austriaci, quell'altro padre scemo che diceva tu con la mia mano, con la causa della mano del re. C'era un patriottismo fuori di misura, proprio dolciastro, e che però era una componente culturale della sua epoca, che lui sentiva fortemente anche come italiano all'estero. Noi tutti abbiamo esperienza che i nostri compatrioti che vivono fuori d'Italia amano l'Italia molto più di noi, e te credo, perché la conoscono meno, che non ci devono fare i conti tutti i giorni con gli uffici comunali, con le tasse, con le cose che e Marinetti aveva questo furioso amor di patria. Allora, si può dire tutto del fascismo, ma non che non fosse patriottico. Il fascismo si proponeva come tutore della patria, sia all'interno contro i nemici interni, comunisti, bolscevichi, gli anarchici, sia contro il nemico esterno, chi voleva impedire la grandezza di questa età. Qui Marinetti era naturalmente vicino al fascismo. No, arriva al primo piano a questo punto, è passato. Era naturalmente vicino al fascismo, anche con l'idea di farlo diventare futurista. Ora, è ovvio che Mussolini non gli poteva per